Consigliere Bastoni, perché a Milano è scoppiato il caso Montanelli per quanto riguarda la statua a lui dedicata nei giardini, appunto? Ma è una polemica sollevata dai sentinelli, che non sono nuovi a queste polemiche, ma purtroppo è stata appoggiata anche da alcuni esponenti di Milano del PD. Secondo noi è una follia vera. Noi ovviamente non difendiamo Montanelli nell'episodio che viene contestato della sua storia, ma in realtà Montanelli è un grande personaggio che ha fatto tanto per il nostro paese, un grande giornalista, un uomo che ha sempre difeso l'opinione, la libertà d'opinione, e pertanto secondo noi, ribadisco, rimane una follia e folle chi segue in queste iniziative i sentinelli. Ecco, lei ha detto che è stata anche una provocazione, perché si verificano queste provocazioni secondo lei? Ma si verificano queste provocazioni perché c'è voglia di visibilità. Basterebbe ignorarle e queste cose verrebbero immediatamente dimenticate. Purtroppo invece c'è stato anche chi, come ripeto, nel PD ha appoggiato questa iniziativa, che ribadisco sembra solo ed esclusivamente una provocazione e soprattutto una follia. Ma secondo lei in generale è giusto rimuovere delle figure storiche dopo tanti anni, a prescindere dagli episodi? Assolutamente no, non bisognerebbe soprattutto guardare le opinioni pubbliche, le opinioni personali di questi personaggi storici. Io provocatoriamente ho detto che se dobbiamo togliere la statua di Montanelli dovremmo rimuovere anche la targa dedicata a Pierpaolo Pasolini, visto che fu condannato per pedofilia. Ma è ovvio che la mia è stata una risposta provocatoria a una provocazione. È chiaro che secondo noi i personaggi storici è giusto che rimangano impressi nella nostra memoria con il ruolo che essi meritano.